Buongiorno Seul e benvenuti nel terzo video. Terzo video. Niente, continua qua la cosa delle funi traballanti davanti alla finestra. Non ho ben capito se a questo giro ci sia qualcuno sotto, sopra, non lo so. C'è una fune. Va bene. Oggi sarà una giornata veramente molto lunga, molto. Quindi mi sono messa la camicetta, questa qui verde che avevo preso da Primark, vi ricordate? Mi porto anche un cardigan perché in teoria o piove oppure pioverà. Quindi sì, non si sa mai. In realtà andiamo a fare una cosa molto molto bella, cioè andiamo a fare appunto una sorta di visita dermatologica. Sono troppo emozionata perché è una di quelle cliniche che lavora anche con gli idol, sapete, no? Tutto il mio mondo. Tant'è che infatti qui ho la mia super borsa di Yeppoda con all'interno il cambio, insomma il make-up e le cose per dopo. Quindi ovviamente vi ricordo che c'è ancora la promo per tutto il periodo che sono qui con loro in Corea. Vi scrivo come sempre tutto quanto in sovraimpressione, ma vi lascio tutti i link sotto nell'info box. I prodotti per un valore di almeno 79 euro avete in regalo Rare Band, che è questa qui, la fascetta struccante. Ciao, Rossi. Allora, non sapevo più che lingua konnichiwa, parlare. in inglese. Ciao, Agnese. Agnese. Ognuno parla la sua, ok? Io romano, vabbè, io non sono capace però a parlare romano. Io soprattutto se potrei essere letteralmente chiunque. Sì, guarda, cioè così veramente, cioè, chi sei? Ah, Grazie, tra mi l'altro piace io e Ross che stiamo anche un attimo in struggle cercando di capire il a comeback. che ora sarà? Qui Perché esce tu sempre sei tutto a nel mezzanotte. nulla. Questa qui è la clinica, ma a parte che è carina pure sta stradina, così a casissimo. Ci hanno appena droppato qui, quindi andiamo, noi tutte con le nostre borsettine. Scarpe. Vai, scorri gli autografi degli Stray Kids. Ayan. Like take hours to do it. It's really kind of taking a cup of coffee. You know, it's really cool design here. So it's really casual. So skincare is just everywhere. It's really integrated into our daily life. Yeah, and then today we are going to first do skin analyzer. So there you have a machine. Home Aesthetic have two daily cares. Name is Derma Skin. Derma Skin Moisture Care and Blackhead Cryocell. Ci stanno facendo compilare il questionario per capire il tipo di pelle. Ta-da! Sonami oltre che si chiama? Beh, sonami oltre che si chiama? Ilaria. Very dry. Me too. Okay. So you have a bit of oily skin. Okay. Yeah. But then still you have a bit dry skin. Yeah. So it's a mixed skin, yeah, it's right? A mix. So because when you have oily skin, actually it's even more important to keep your skin moisturized because Okay. when the balance is very important. So that's why the higher oil you have, it's better to have even moisture on your skin. Ok, praticamente mi ha spiegato che ho la pelle mista, questo già lo sapevamo, tendente ai pori, già lo sapevamo. Mi ha distrutta il fatto che mi abbia detto che devo mettere più protezione solare, cioè questo quando io vi dico che dovete usare la protezione solare e io la metto tipo ogni 3 ore, pensate loro ogni quanto se la mettono in teoria. È veramente assurdo. Mi ha detto che nonostante appunto io abbia la pelle mixed, quindi mista, idratarla moltissimo, quindi quando vi dicono avete la pelle grassa dovete soltanto andare a seccare, togliere il sebo, non è vero perché tutto aiuta a bilanciare. Quindi adesso vediamo che trattamento mi fanno. Il fatto poi che io sia piena di melanina quando letteralmente non prendo il sole da, non lo so, 15 anni, strano. Però sono tutte molto carine, vedete, con le loro divise, fatte
fa veramente strano. Comunque ecco perché sono che sempre bello. Loro sono sempre tipo che sembrano un ticci, capito? Ma stanno sempre mostrando. Che carina, lei mi piace un sacco, io sono figa. A parte sono bellissime. A parte che c'ha dei capelli, lei è meravigliosi. E la mascherina? Why have extension? Morta. Tu sgamata subito, eh? Certo. Ho notato che mettono pochissima maschera, cioè uno strato sottilissimo. Portando un altro aggeggio. Vi faccio vedere l'effetto finale. Mi ha messo un sacco di prodottini, ma tanto penso l'abbiate visti. Ora stiamo andando a fare un giro qua, che ci hanno detto che è praticamente diventata la zona dei ricchi, praticamente. La cosa più assurda del trattamento, la delicatezza. Perché se tu vai a fare un trattamento in Italia, ti letteralmente schiaffeggiano. Mentre qui sono delicatissime. E poi sai che cosa dobbiamo comprare? Visto che loro usano i paddini, quelli piccolini monouso. Eppure me l'ha messo sul naso quando ho fatto la maschera. È una cosa per non seccare ulteriormente, capito? Che magari seccava troppo da sola, quindi era un po' più così. E qui ha detto che ci stanno un sacco di negozi di make-up e skincare. Comunque ho capito adesso perché portano tutti il cappello, sempre per la cosa del sole praticamente. Loro protetti al massimo. Loro ci tengono tantissimo all'idratazione e protezione dal sole. C'è proprio due cose non fondamentali di più. Ok, ci stanno dicendo la via è famosa per questi alberi qua, che poi le foglie diventano gialle. Siamo venuti in questo posto, ci ha detto che il brand di questa signora ragazza, che è la makeup artist, una delle makeup artist più famose qua in Corea, la gamma, cioè sia skincare che makeup, i fondi cushion ovviamente, must have da avere sempre, però vanno tantissimo anche questi duo, che loro usano ombretto e il glitter che mettono sotto l'occhio. Totalmente crazy che dentro un negozio di profumi ci sia un cavallo robot, vi giuro. Siamo in un posto super carino che fa il tocchi. Stiamo scegliendo da bere. Dammi attaccami. Ok. Or you can have the extra. Yeah, you can have extra. Okay. And then extra. And then yeah, I'd rather. Yeah, I think we are done then. Ci ha fatto provare questa bevanda alla pesca che è super dolce. Ci ha detto che è super utile per temperare. No, vabbè, il cassettino. Grazie. No, io esco pazza. Quindi per stemperare poi il cibo spicy. Usually it's with rice, but then I like it better with flour. And this is all vegetarian. All vegetarian. Oh wow. Yeah. Allora adesso stiamo per fare una cosa tipica che non avevo mai visto né sentito. Quindi sta pulendo la pentolina del tteokbokki, che poi ha detto che la parte bruciacchiata è quella migliore. E ci hanno portato qua il riso, che poi dobbiamo mettere qui. Ti ha detto che la riaccende oppure no? Ah ok, you have to, ok. Quindi la riaccende, ci mette il riso e pulisce praticamente tutto quanto. Guarda la tua pelle, ti giuro. Guarda nella camera. La tua pelle è pazzesca. Davvero? La signora oggi non ha detto così, eh. Guardate che carino questo beauty caffè. Beauty Painting Community. È tutto rosa. No, ma c'è anche il microfono per registrare. Scusate. Che ci sta qua? Dai, ti prego. Cioè, sì, puoi usare le cose. Siamo tornate da Olive Young e ho preso un po' di cose anche per Ale. Finalmente ho trovato qualcosina per lei. Se venite qua, Olive Young ha un bel po' di cose. Sopra c'è anche la skincare, i capelli. Qua è molto carina come zona. Guardate quale ho trovato.
le Converse queste qua, abbinate le unghie. Troppo bello. Però non so il numero. Non so. La nostra prima esperienza di taxi da sole, praticamente non riusciamo a trovare questo cavolo di mezzo. Quindi siamo tornate dalle ragazze, ci siamo fatto chiamare. Però credo il problema sia la zona, perché cioè è veramente super trafficata. A quest'ora soprattutto sono le 6 alla fine, 5.55. Niente, Ross ha preso la lettera letteralmente, che le hanno detto che ha la pelle secchissima. Impazzendo, io idratandomi ogni 3 secondi. Ma poi l'hai comprato adesso questo? Sì, l'ho idratato. Non ce la posso però fare. Però questo è quello che già c'ho. La mist? Sì. Alla rosa? Questa è la rosa, io c'ho a white truffle. E però questo qua è per è ancora più combing. E io calmante, sono ok. Al white truffle normale anche, quindi volevo provare. Nel traffico di Seoul ci escono fuori le foto del festa, giustamente. Come? Un piccolo cioè ragazzi, no, questa foto ti giuro è perfetta. È perfetta. Ce la fa? Capite? Che lo struggle is real. Come sempre, solito pit stop di mezzo. Abbiamo messo tantissimo a tornare dalla zona dove eravamo prima, perché c'è un traffico tremendo a quest'ora, erano tipo le 5.40, alle 6 c'è un casino. Comunque, ho comprato questo qua, magari qualcuno di voi lo riconosce, questa qui è la kombucha. È una cosa che loro prendono qui, che fa benissimo in realtà, sia al limone sia alla pesca. Questa me l'ha fatta assaggiare Alessia, sono delle bustine praticamente fatte in questo modo. E voi, in teoria, credo una bustina sia una bottiglietta d'acqua, quindi adesso la metto. Sono tipo probiotici, per intenderci. Se non l'avete mai assaggiata, probabile che non vi piaccia tantissimo la prima volta, perché sa tipo un po' di aceto, non so spiegarvi, sa tipo di fermentato. Questa è molto 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 più buona. Direi che abbiamo fatto shopping dal negozio della Influence. Dopo magari faccio sbirciare, visto che mi hanno commissionato un po' di cose. Si sta facendo buio, molto buio. Dove dobbiamo andare ancora? A boh. Voglio vedere pure questo lì. Noi andiamo. Tanto. Ah, dovevamo vedere quello lì degli animaletti. Era quello di cacao. Vediamo questo e poi andiamo nella stradina. Brava. Siamo appena stati in un posto che era tipo Sephora coreano praticamente. E ho preso un'essenza perché qua vanno forte. Oggi sull'idratazione. Noi oggi alla ricerca di idratazione. Poi dicendo adesso del comeback. Finalmente mi sono ricordata, adesso che l'ho visto, qual è il gelato, quello che fa dei gusti tutti particolari. Questo qua, Baskin Robbins. Adesso c'è il gelato quello speciale dei Pokémon. Cioè, vi sembra normale questa situazione? No. Che si è presa tutti le gomme che c'erano. Allora, devo dire, Jimin è il più carino per i colori. Perché vedi comunque il teal con il lilla. Molto carino. Grazioso. Questi li avevamo già comprati a Las Vegas. Me l'hai portato tu? Sì, te l'avevo preso io. Questo qui è Tata. Vorrei farvi vedere la sua camera. E io vorrei sapere, cioè vorrei essere qui mentre lei rifà la valigia. Perché veramente, cioè penso la risata più grossa della mia vita. Per me sì. No, giustamente lei ha preso, il Carpe Diem. Lei queste, sì. Letteralmente ne compri 10, te ne regalano 10. Ma è vero, però è pieno di posti che ti fanno sempre la crema solare. Ne compri una, te ne regalano una, cioè. Calmati. Però ci sono un sacco di pacchi 2x1 eccetera eccetera. Cioè ho speso tanto. Io non voglio controllare sinceramente. Ho speso tanto, ma per tutta l'arma che ho comprato non è tanto. Ok, no vabbè, effettivamente è una domanda che mi fate spesso. Se le cose costano tanto. Dipende ovviamente dal tipo di cose che cercate. In linea generale si può trovare benissimo di qualsiasi prezzo. Skincare, make up. Cioè se vuoi una cosa un po' più ai costi la trovi ai costi. Se no non la prendi. Il cibo costa poco se lo vai a mangiare fuori. Credo abbiamo speso tipo 60.000. No, era meno? 42.000 won, che sono tipo 30, forse 34 euro. Abbiamo mangiato in 4 pazzi. Esatto, ma un botto di roba e il tteokbokki, tutta quella cosa che avete visto. Quindi adesso noi mangiamo. Che ore sono?
Le 16.07. Sono le 16.07. Quindi penso le 11.07. Sono le 11.07. Yeah, e non sappiamo cosa succederà perché appunto c'è il comeback dei BT. Non sappiamo come, non sappiamo quando. Quindi staremo a vedere. Se esce qualcosa, noi reazione live. Okay. Voglio fare una live mentre mangiamo? Facciamo una live mentre mangiamo. Così ti voglio urla proprio rare. Vai. Perfetto. Ok, tornata in stanza. Oggi probabilmente sono più cotta degli altri giorni. Cioè stamattina ho veramente avuto proprio un hard time nello svegliarmi. Perché ho letteralmente dormito 20 minuti, ma tipo 20 minuti di orologio. Non mi sarei forse neanche svegliata se non mi fosse arrivato il messaggio di Ross. Per oggi cambio scaletta, nel senso adesso mi faccio la doccia, vado a dormire. Siamo state adesso in stanza da lei a fare una diretta fino ad adesso. Domani mattina ho messo la sveglia più presto in modo tale che riesco a montare il video e tutto, pubblicarvelo. E spero stiate apprezzando dopo tutto questo lavoro. Oggi è stata una giornata un po' più tranquilla, vorrei dire, in un certo senso, perché abbiamo avuto un po' più di tempo libero, abbiamo girato, un po' esplorato, ecco. Domani vi dico già che sarà una giornata molto 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 intensa. Dobbiamo appunto andare anche in una zona che diciamo ne ha di cose K-pop, faremo cose inerenti al K-pop, al make-up, insomma, cioè tanta roba. Detto ciò, appunto, io adesso vado a dormire e noi ci vediamo direttamente domani.